Buongiorno ai telespettatori di Quotidiano Net. Parliamo del nuovo presidente americano Barack Obama, dopo tutte le cerimonie di inaugurazione che si sono svolte ieri, primo giorno al lavoro. Ne parliamo con Giampaolo Pioli, inviato di Quotidiano Nazionale negli Stati Uniti, che in questo momento si trova a Washington. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno a voi. Allora, che cosa succede oggi? Come si sono concluse le celebrazioni intanto per l'insediamento di Obama? Beh, all'alba, ha ballato fino alle 3 del mattino, ha dormito sicuramente poco e adesso è già in chiesa per questo tradizionale inizio religioso del suo mandato presidenziale. E devo dire che Washington rimane ancora un po' sconvolta, anche se adesso è insonnolita, ma la Casa Bianca ha aperto i battenti molto presto stamattina e il Senato pure. Il primo giorno di Obama sarà intensissimo, lui vedrà gli economisti tra subito dopo la cerimonia religiosa e non appena finito con loro il generale Patrus e tutto lo staff del Pentagono per parlare della guerra in Iraq e dell'Afghanistan. In pratica vuole, come ha detto nel suo discorso, mantenere immediatamente le promesse, ha già firmato, ha annunciato probabilmente al ministro della difesa Gates la chiusura di Guantanamo e oggi firmerà il decreto. Ma non solo, c'è una grossa attività in atto anche dal punto di vista politico-diplomatico. Già nominato George Mitchell come inviato speciale in Medio Oriente, mentre il Senato oggi si appresta a votare su Hillary Clinton come nuovo segretario di Stato. L'approvazione di Mitchell ha un significato molto particolare perché è un'altra svolta nella svolta annunciata ieri al Campidoglio. Mitchell non è un ebreo, è un grandissimo mediatore e è un uomo che ha risolto anche la questione irlandese e soprattutto rappresenta un cambio di rotta nei confronti degli specialisti del Medio Oriente che la Casa Bianca ha sempre usato. Un segnale a Israele che si riflette anche sul discorso che ha fatto il Presidente Obama, che la forza non risolve tutto, hanno stabilito che il Medio Oriente non verrà risolto attraverso le armi, quindi occorre l'azione diplomatica. Israele, molti dicono, deve cominciare ad ascoltare anche il discorso di Obama. Ecco, molte mosse di politica estera per Obama nel primo giorno, ma anche un forte impegno sulla crisi economica. Ieri Wall Street non ha accolto benissimo l'insediamento del nuovo presidente, eppure, Barack si occuperà presto di sistemare un po' l'economia. Ieri l'ha accolto, diciamo, se era un'accoglienza, è stata un'accoglienza negativa. Questa mattina la borsa apre con un risultato leggermente più positivo e sta cambiando rotta. Sarà molto interessante ascoltare la deposizione che oggi farà il candidato ministro del Tesoro Geithner, che verrà ascoltato al Senato e dovrà anche giustificarsi per non aver pagato le tasse per un paio d'anni. Quindi questo crea un certo imbarazzo sia a lui sia a Obama, che l'ha scelto in questa fase perché è una piccola macchiolina nel comportamento di un grande specialista dell'economia. Non c'è dubbio che le misure urgenti potrebbero essere addirittura questione di una settimana l'annuncio. Barack ieri è stato vago nel suo discorso generale, ma ha detto che dobbiamo prenderle subito, saranno dolorose, dovranno essere rapide e anche coraggiose. Quindi, insomma, c'è da aspettarsi che questa New Age americana cominci molto presto e non cominci sicuramente magari con delle buone notizie per tutti. Il tema di fondo che stanno dibattendo in queste ore riguarda la casa, riguarda i mutui delle case. C'è un tentativo fortissimo di evitare che continuino le bancarotte e di salvare tutte quelle famiglie che, riuscendo a pagare un mutuo magari più basso di quello che hanno pagato in passato, possono continuare a rimanere nelle loro abitazioni. Se questo accadesse, se le banche cioè rinegoziassero i prestiti, sarebbe un paracadute fortissimo per in qualche modo tamponare questa crisi formidabile. C'è un altro aspetto comunque in questo cambio di passo e di stile della nuova Casa Bianca. Dopo le feste e comunque durante le feste Michelle Obama ha dato disposizione alle figlie di andare a letto molto presto ieri sera perché la giornata è stata pesante, ma soprattutto questa mattina la prima notizia che è uscita da Casa Bianca è stata che le due bambine si faranno il letto da sole come si facevano a Chicago. Questo non importa se la Casa Bianca sarà piena di camerieri, loro continuano con questa disciplina molto familiare ed è un segnale molto sano al resto delle famiglie americane. Benissimo, noi ti ringraziamo Giampaolo per questo tuo contributo.
Grazie a voi, volevo solo aggiungere, se vi può servire, che c'è un grande dibattito qui sugli abiti di Michelle Obama usati ieri sia nella passeggiata inaugurale che la sera. Lei ha scelto due stilisti praticamente non troppo noti o quasi sconosciuti al grande pubblico, come Isabel Toledo per la passeggiata e Jason Hu, che è una taiwanese. La Toledo è di origine cubana, Jason Hu ha 26 anni ed è di origine taiwanese. Sono due rappresentanti di minoranze etniche, sono un segnale comunque anche di Obama, che degli Obama che scelgono non stilisti di fama, ma sicuramente vogliono rilanciare questa nuova America di talenti che dovrebbe diventare la loro linea di demarcazione per i prossimi 4 anni. Beh, grazie a voi. Grazie a te Gianpaolo e agli ascoltatori di Quotidiano Net, arrivederci.